possiamo fare in questo poco tempo, io una cosa che faccio molto spesso è faccio lavorare sull'improvvisazione. Azione. Sono Giuseppe Borrone, età 61 anni. Ho 61 anni, sono di Pozzuoli, provincia di Napoli, però vivo a Gaeta, provincia di Latina. E sono geometra e sto qui per migliorare la mia recitazione, il mio modo di recitare. Azione. Mi chiamo Aurora Tortona, ho 14 anni, vengo da Roma e sono qui per inseguire il sogno di una vita mai inseguita. Di una lunga vita, insomma. Mi chiamo Tiziana Pompili, ho 26 anni e vivo a Roma. Da piccola ho lavorato in alcune serie televisive come ad esempio Cesaroni e Il Sangue e la Rosa e anche alcuni spettacoli teatrali. Poi ho avuto purtroppo una disgrazia, ho smesso e ho ripreso da poco perché credo che i sogni vadano sempre inseguiti. Grazie. Salve, io sono Alice Angelina Rinasi, ho 14 anni e sono di Roma. E sono qui perché sono disposta a imparare molto e perché è una mia grandissima passione da quando ho 9 anni e mi piace molto stare al centro delle attenzioni e mi so trovare molto bene su un set cinematografico e sono qui perché il mio sogno è di diventare un'attrice. Azione. Buonasera, sono Luca Spallotta, ho 26 anni e vivo a Velletri nei Castelli Romani. Sono qui per poter realizzare il sogno di una vita, perché fare l'attore è sempre quello che ho desiderato sin da bambino e nel corso, insomma, di quest'ultimo anno lavoro come figurazione, ogni tanto un paio di piccoli ruoli e spero di poter fare il prima possibile il salto di qualità. Azione. Mi chiamo Giuseppe Russo, sono di Roma, ho 46 anni, sono qui in questo corso per migliorare il mio livello di recitazione e dizione, per poter fare l'attore e poter migliorare appunto nei vari provini e in tutti gli spettacoli in cui vengo coinvolto. Azione. Salve, sono Federico Ferrante, ho 25 anni, vivo a Roma. Io sto qua perché da quando ero piccolo ho la passione di fare l'attore e perciò sto qua. Ciao, azione. Sì, salve, buongiorno, sono Gianvito Cerrone, ho 23 anni e sono bulgaro cubano, vengo da Salerno, però vivo a Roma per l'università. Io sono qui a studiare recitazione perché voglio imparare a fare l'attore e acquisire degli strumenti che mi permetteranno di vivere questo mondo bello che ho sempre sognato fin da piccolo. Azione. Mi chiamo Danilo Bultrini, sono di Roma, ho 61 anni, faccio il commerciante e perché sto qui? Perché mi piace la scuola, mi piace stare in mezzo alla gente, è un ambiente bello. Poi se domani sarò un attore o farò qualche parte, mi fa piacere. E comunque l'importante è essere qui con voi. Grazie. Salve, mi chiamo Paolo Celli, sono nata a Roma e ho 59 anni. Mi sono iscritta al corso di recitazione perché questa era una cosa che avrei voluto fare da giovane, ma per questioni familiari mi è stato impedito. Faccio già cinema, faccio le comparse, figurazioni. Ho iniziato nel 92, poi ho smesso e ora sono 2 anni e mezzo che ho riniziato. Azione. Salve, sono Rita Calabrese, ho 53 anni, vivo a Roma, ma ho origini pugliesi. Ho cominciato tutto per gioco, lavorando come figurante sui vari set cinematografici. Il gioco a un certo punto ha cominciato a piacermi e ad interessarmi e quindi ho deciso di approfondire e conoscere meglio questo mondo affascinante. Azione. Mi chiamo Massimo Corvo, ho 46 anni e vivo ormai a Roma da 23 anni e sono qui dopo aver fatto varie esperienze artistiche, tra cui presentatore attore, spot pubblicitari, delle piccole parti in delle fiction, mi piacerebbe riuscire a trovare un'altra grande opportunità.
Azione. Ciao, io sono Marco Fichera, sono un classe 76, quindi i conti fatevi di voi. Perché sono qua? Perché sono stato assente per troppo tempo e devo ritornare in pista al più presto. Penso di potercela fare, quindi il tempo che ho perso, non l'ho perso, ho finito. Grazie. Vai. Buonasera, mi chiamo Leonardo Tittoni, ho 28 anni e faccio sia l'attore sia lavoro come agronomo e sono qui perché mi piace il corso, mi divertivo e sono tornato anche quest'anno. Azione. Salve, sono Caterina Fregoli, ho 24 anni e sono qui per mettermi più in contatto con me stessa. Aspetta, ricomincia. Madonna, sei un pochino alto, fai un passo indietro. Non mi entri, ok? Azione. Buonasera, sono Maxim Pedak e sono ucraino, abito qui a Roma e io sono qui per una passione, perché il cinema mi piace molto, anche come il teatro, e secondo me è un modo di cambiare il mondo. Quanti anni hai? 30. Quanto sei alto? 1,90 m. È la prima esperienza che fai a livello di recitazione? No, ho fatto l'anno scorso. L'anno scorso c'eri pure. Sì, poi ho un po' di esperienza nel cinema. Salve, sono Arianna Scilipotis Gro, ho 21 anni, sono siciliana, vengo da Messina e sono qui per realizzare il mio sogno, ovvero fare l'attrice, e anche per me è il secondo anno. Sono Antonio Catanzaro, sono di origine pugliese, ho 41 anni e sono qui perché mi piacerebbe ritornare a teatro e provare a fare l'attore. Grazie. Ciao a tutti, sono Danilo Barbuto, 47 anni, sono di Roma e vivo a Roma, sono un operaio e sono qui il primo anno e perché voglio imparare e quindi magari un giorno, non so, poter riuscire a fare l'attore. Ciao, sono Giuseppe Chirileison e ho anni. A parte gli anni mi sono persa pure il cognome. Chirileison. Chirileison. Kiri e Leison, sono siciliano. Ah. Ho 58 anni. Ah, vabbè, chissà quanti saranno questi anni. Io inizio come montaggio, sono un esperto in Adobe Premiere, però ogni tanto facendo teatro ho voluto iniziare a provare con un'amica, è una regista, mi è piaciuto e sto passando davanti con un po' di istruzione. Perché non ci si inventa, eccomi qua per questo. Ciao, sono Simona Casavecchia, vengo da Tivoli, un paese qui vicino a Roma, e principalmente sono qui perché mi piace fare teatro, mi piace il cinema, ho avuto sempre questa passione e ho studiato giornalismo anche, però era una parte un po' troppo seria, quindi volevo un po' giocare sul fatto di, appunto, di fare dei personaggi e siccome mi piace esprimermi vorrei fare questo tipo di mestiere. Quanti anni hai? 49. Ok, ciao. Adesso ti faccio delle domande. Ok? Non ti interrompere. Azione. Ciao Valentina. Ciao. Come senti, ti posso fare alcune domande? Assolutamente. Sto facendo un'indagine qui. Valentina, tu hai... 19 anni. Ok, che anno frequenti? Ciao Valentina, ti posso fare alcune domande? Assolutamente. Guarda, sto per un programma qui della scuola, sto facendo un po' di domande agli studenti. Tu quanti anni hai? 19. Ok, che anno sei? L'ultimo delle superiori. Sei bocciata? Sì. E come mai? Problemi con la scuola, non capisco molto. In che senso? Non credo sia stata la scelta migliore per me, però ormai... Cioè il tipo di indirizzo non è stata la scelta. Tu che cosa vorresti fare? E a me piacerebbe tanto fare l'attrice. Ah, quindi insomma diciamo quindi che... l'indirizzo non è giustissimo. Ma quindi che farai? Finita la scuola? Ti iscrivi a un corso di recitazione? Non credo che i miei genitori me lo lascerebbero fare.
Ok. Quindi vorrebbero che facessi l'avvocato e quindi credo che farò così, però. Però non è, diciamo, non. Senti, tu c'hai dei fratelli, sorelle? Sì, ho un fratello e una sorella. Ah, ok, ok. E cioè, sei fidanzata? No. No, non sei fidanzata. Ok. E c'hai, oltre alla scuola, c'hai delle passioni particolari, delle cose che ti piace fare quando non sei a scuola? A me, ho detto, mi piacerebbe recitare, però mi piace molto l'arte, quindi oltre alla recitazione disegnare. Ok, e pratichi queste cose? No. No? Che cosa ti piacerebbe disegnare? E realismo, molte cose. Ok. Senti, un'altra domanda sulla tua famiglia. C'hai i nonni? Sì, ho una nonna. La nonna? Che rapporto c'hai con tua nonna? Andiamo molto d'accordo. Sì? È simpatica e ci troviamo molto bene, mi capisce. Ok, invece con tua madre? Con tua madre? Sì, con mia madre, bene. Bene, insomma, ho capito, dai, come tutti noi, abbiamo un po', quando arrivi a questa età c'hai un po' questi conflitti, amore e odio, no? È questo. Va bene, dai Valentina, ti lascio andare, ti ringrazio. Grazie, ci vediamo in giro allora. Ciao. Azione. Allora, intanto ti faccio delle domande personali. Tu ti chiami? Marco. Ok, quanti anni hai, Marco? 52. 52, te li porti bene però, Molto bene, grazie. Senti Marco, che lavoro fai? Io sono un avvocato. Ok, sei sposato, hai una famiglia? Sì, una moglie, poi okay. Due figli, Mattia e Valentina. Ok, che rapporto hai con i tuoi figli? Con mia figlia Valentina non troppo bene, perché la vedo ultimamente un po' troppo farfallona. Io vorrei che diventasse un avvocato come me, ci tengo molto. Solo okay. Che lei, insomma, non mi sta dando le soddisfazioni. Marco, ma perché è così necessario, importante per te che tua figlia faccia il tuo stesso lavoro? Perché è una tradizione di famiglia, perché mio nonno era un avvocato, mio padre un avvocato e io sono un avvocato. E mi sembra giusto che la casta continui ad andare avanti. Ok. Quindi, senti, come vedi, diciamo, rispetto, ti stavo dicendo appunto, rispetto all'ambiente in cui vivi, come vedi il prossimo futuro e il tipo, sei ottimista per quanto riguarda la vita dei tuoi figli in questo paese, in questa città? Con la mia guida sì, però è giusto ed è necessario che loro seguano i miei consigli. Ok, quindi tu sei un uomo che conta molto sulle proprie forze e che pensa che comunque l'educazione e il futuro dei figli dipende molto dalla famiglia. Assolutamente, io sono padre di famiglia e la mia educazione è esemplare, vorrei che la stessa cosa si riflettesse sui miei figli, è normale. Ok. E io voglio che vada così. Senti, un'ultimissima domanda, poi ti lascio andare, Marco. Ma tu hai ancora i genitori? Sì, mia madre. Tua madre, che rapporto hai con tua madre? Ma bene o male con mia madre riusciamo a essere amici ancora. Siete amici con... Abbastanza. Ma è sempre stato così? È sempre stato così? Ce la siamo guadagnata col tempo, con l'esperienza. Anche perché solitamente vedi, mi dicevi che hai un po' più di difficoltà forse con i tuoi figli invece. Sì, sì. Perché sono forse in una fascia di età in cui... È una nuova generazione, io per certe cose le posso capire, però insomma è giusto che loro vengano in strada. Ok, un'ultimissimissima domanda. Senti, tu sei un uomo di famiglia, sei un avvocato, fai anche una vita sociale al di fuori, agli amici, cioè frequenti ancora gli amici, che ne so, tipo gli amici d'infanzia piuttosto che di scuola, hai nuovi amici. Che tipo di... c'è un'apertura all'interno della famiglia in cui esiste anche
un mondo esterno, diciamo. Sì, non ho molto tempo per relazioni al di fuori della mia famiglia ultimamente, però diciamo che giusto a Natale, a Pasqua, per le festività, mi rivedo con qualche vecchio amico. Ma niente di più, il mio lavoro mi riempie tutte le giornate. Ok, quindi sei un uomo molto dedito, diciamo. Assolutamente, famiglia, casa, lavoro. Ottimo, grazie Marco per il tuo tempo. Sto facendo un po' di shopping, soprattutto abiti. Sì. E, mi piacciono tanto i cosmetici, un po' di prodotti. Allora, ciao Mattia. Ciao. Per il corpo. Allora, scusa, sto facendo un po' di domande qui in giro all'università. Tu quanti anni hai? 25. 25. Che anno sei, Mattia? Sto al terzo anno università. Al terzo anno università. Però okay. Non ho tanta voglia di studiare. E quindi non su, cioè, non ho idea, non so il mio lavoro. Ma vorresti lavorare? Io diciamo, io vorrei diventare avvocato come mio padre. Allora, vorresti diventare, e allora devi studiare. Però voglio perché mio padre mi ha fatto entrare, mi ha consigliato di andare a giurisprudenza, io studio giurisprudenza, ma non ho tanta voglia di studiare. Cioè, quindi l'hai fatto perché chiaramente avendo tuo padre avvocato forse saresti più agevolato poi in un futuro per quanto riguarda il... Ok, ma cosa ti piace fare? Quindi che cosa non ti piace studiare? Cosa ti piace fare? Vero, forse mi piacerebbe far diventare avvocato. No, ma durante la giornata, come passa? Con la ragazzetta, con gli amici, uscire con la mia ragazza. Ah, c'hai una ragazza? Mm. Come si chiama la tua ragazza? Alessandra. Non ti ricordo veramente il nome della ragazza. Non ti ricordi? Non ti ricordi il nome della tua ragazza? Camilla, non mi sei ricordato, Camilla. Non mi viene in mente. Allora, aspetta, no, su questa cosa dobbiamo un attimo approfondire. No, un lapsus che è venuto all'improvviso. C'hai l'amante? No, c'hai l'amante? Non è vero, la mia ragazza, Camilla si chiama. Ok, va bene. Ti ringrazio Mattia. Ci vediamo in giro. Ciao. Allora, Camilla. Ciao Camilla. Ciao. Allora, scusa, mi sto facendo delle interviste qui a scuola. Non so se hai saputo. E di cosa vi occupate? Ma in realtà, guarda, sono indagini che facciamo sugli studenti per capire un po' le abitudini e le tendenze all'interno di questo istituto universitario, ok? In realtà io non frequento. Tu non frequenti? No, come mai sei qui? Cosa? Come mai non frequenti? Come mai perché sei qui? Perché ci sta il mio ragazzo che fa l'università qua. Ah, ok, quindi sei venuto a prendere il tuo ragazzo. E tu di cosa ti occupi? Ma io faccio la modella, lavoro così. Ah, fai la modella, ma tipo fotografica? Sì. Esatto, fai sono molto sono troppo bassa per sfilare. Ah, ok, vabbè, dai, queste sono cose che si dicono. E quindi, ok, come si chiama il tuo ragazzo? Mattia. E da quanto state insieme? Da più di 2 anni. Due anni? No, quasi 3. Cioè avete dei progetti, no? Siete troppo giovani. Beh, per ora no, però... Quanti anni hai tu? Io ho 23 anni. 23, E lui? Lui 25, più grande. Beh, però siete abbastanza giovani ancora. Sì, magari, non lo so, lui forse. Che cosa piace fare al di là del lavoro? Ma in realtà, cioè, a me piace stare con lui, cioè, mi piace la nostra intimità e spesso sto con lui e la sua famiglia perché è un ambiente molto... Uscire con le amiche... Ultimamente lo sto un po' mettendo da parte, cerco di stare più con... E le tue amiche cosa ne pensano? Beh, diciamo, non sono molto contenta. Succede sempre così. Diciamo ogni tanto dipingo, così. Ah, ok. Sì. E sei brava? Boh, non lo so, dipingo tu. Odio della tua infanzia che ti piace spesso raccontare. Quando sei in compagnia, quando sei con gli amici, quando capita l'occasione che racconti con piacere. C'è un qualcosa? Ah, magari quando ero piccola, che una volta sono
uscita da scuola dove aspettavano tutti i genitori e mio padre era l'unico che aveva. Suocera, come va? Bene. Bene? Sì, sì. Siete amiche? Siete... Non so quanto sia possibile essere amiche, però lei con me è molto carina, io anche molto con lei, secondo me. Bene, grazie Camilla, ti ringrazio. Ci vediamo presto, ciao. Salve signora, posso farle qualche domanda? Scusi, non ho capito. Posso farle qualche domanda? Scusi, sa, non sento molto bene. No, no, si figuri. Allora parlo io a voce più alta. Grazie. Sa che è una bella signorina lei. Grazie. Grazie. Ha una nipote? Valentina. Valentina? Sì. Quanti anni ha? È molto precoce, sa? Quanti anni ha Valentina? 19 anni. Senta signora, vedo che sta andando al supermercato. Sì. È lei che fa spesso la spesa per la famiglia? L'attesa? La spesa! Ah, la spesa, sì, sì. Fa faccio io. Ok, ma le piace anche cucinare? Molto. Sì. Sì, sì. E che cosa le piace cucinare? Di cose, facciamo un po' le cose fatte a mano. Ah, quindi tipo la pasta fatta a mano, il pane. Più frequentemente la farina. La farina, la farina, giustamente. Di tutto, latte, farina. Con chi hai il rapporto non più bello, ma più complice con il suo nucleo familiare? Con chi si sente più legata, più... Beh, sicuramente con mio figlio Marco. Con suo figlio? Sì. Suo figlio che cosa fa? È un grande avvocato. È un avvocato, lei è contenta bello di... Bello di mamma, una grande soddisfazione. Sì, fa l'avvocato, poi se le serve qualcosa... Speriamo di no, speriamo di no, però assolutamente. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Bene. Forse dovremmo leggerla. No, forse dovresti farti gli affari tuoi, Camilla. Ah, pensa un attimino. Penso un attimino a mettere, non lo so, pace nella vita di mio figlio, che mi sembra un po' distratto. Ma lo puoi prendere poi, se la mia fidanzata, non puoi trovare. Mattia, non c'entra niente. La voce della verità. Ecco, io mi allontano, voi continuate. Ok, ti faccio compagnia. No, Marina, anch'io. Grazie. Dai, vengo anch'io. Ah, su. Va bene. Andiamo? Va. Sì, andiamo. Non lo so. Valentina, mi fai capire anche a me cosa sia successo? Non lo so. Non ma cosa state dicendo? Non lo so. Mattia, dove è andato tuo padre? È andato alla riunione di condominio. Fai una cosa, vieni qua mamma, fai il numero di cellulare che non ci vedo, per favore. Dammi un attimo, chiamalo un attimo. Mamma mia, si può stare in pace in questa famiglia? Pronto? Papà? Ah. Senti, dimmi che la nonna vuole che vieni, per favore. Nonna Nina vuole che vieni. Nina vuole che vieni. Chi sarebbe? Adesso deve venire. Si sta preoccupando tua madre. Via. Eccomi. Quello che è successo a me. Bisogna portare pazienza. Sì, no, vabbè, non c'è bisogno. No. D'accordo, va bene. Dopo verificherò di persona. Ti ringrazio. Che sarebbe cosa ti ha chiesto tuo padre? Io mi sento di condividere. Mi ha chiesto mio padre se ne sei qualcosa di mia sorella, di... Eccoci. Sì. Perché allora, lei era parlata. Dove, qual è il problema? Possiamo no, venirne a conoscenza, sì, anche noi? Ho che chiamato, è successo? Non lo so, c'è qualcosa che non quadra, Valentina, perché mi è arrivata una... Nel senso, mi è arrivato un messaggio in cui si dice di te. Io non ho idea di cosa sia. Cosa c'è? Posso vedere? No, non puoi vedere. Tu mi devi dire semplicemente se mi nascondi qualcosa. Tutto non ti nascondo niente. Sicuri? Ma... Nulla. E allora che motivo ha la signora Maria di salire, venire a portarmi un messaggio? Non lo so.
Come? Come? Posso leggere? No, mi devi dire, semplicemente se mi nascondi qualcosa. Altrimenti non si spiega perché la signora Maria si fa due piani e mi porta un messaggio in mano. Mi devi dire che succede. Io non ti nascondo niente. Magari qualcuno che hai conosciuto ultimamente. Non ho conosciuto qualcuno di strano. Che, letteralmente che non parlo con nessuno da una vita, non ho più una vita sociale. Coraggio, con colpa di questa università. Martina, e adesso mi stai dicendo che ho conosciuto qualcuno. Tu mi nascondi qualcosa sicuro, perché qua si parla di qualcosa di cui tu mi tieni all'oscuro. E io vorrei sapere, come capo famiglia, voglio sapere che cavolo sta succedendo. Io non ti sto nascondendo. Valentina, niente. Stai tranquilla, tranquilla. Ora, mamma, ora non mi agita, mamma, non ci sarei. Stai tranquilla. Ora tutti i giorni, come devo fare? E sto anche studiando. Le interrogazioni come vanno, stanno bene. Vanno bene. E allora che cosa, come mai c'è un po' di agitazione nell'aria? Non lo so, ci puoi illuminare, per favore, ci illumini? Ah, magari adesso si sente sotto pressione da parte tua. Vabbè, allora ne parliamo, vogliamo andare di là? Va bene. Valentina, se nascondi qualcosa a me e a tua madre, vorremmo quantomeno... Vabbè, allora facciamo. Io non vi nascondo niente, non sto capendo di cosa state parlando. Okay, allora, la signora Maria, te lo dico, no? Un attimino, è giusto che lo sappia. La signora Maria, poco fa, ha bussato alla porta, mi ha dato un messaggio e si parla di un segreto che tu ci stai nascondendo. Frequenti, qualcosa. Chi stai frequentando? Il problema, non ho niente da nascondere. La signora Maria sa sempre tutto.